Siamo live, apro io questa diretta, questo question time del campionato. Questa diretta è stata organizzata semplicemente per togliere tutti i dubbi di coloro che ci hanno scritto, ci hanno telefonato e volevano avere una riprova di quello che era il motoestate, le due categorie soprattutto che sono oggetto di questa sera, appunto, del question time di questa sera, quindi la Moto 4 e la Race Attack, le due categorie entry level per quanto riguarda il mondo del motociclismo. Voglio fare un cappello sulle due categorie, la Race Attack, poi avremo la viva voce di chi l'ha fatta e di chi la farà. È una categoria che noi abbiamo studiato per gli amatori che vengono dalle prove libere. Deve essere non dissimile dalle prove libere in quanto a costi, in quanto a tempo impiegato e in quanto a preparazione della moto, perché il regolamento è studiato perché i piloti partecipare con la moto così come l'hanno, semplicemente mettendola a norma FMI per quanto riguarda la sicurezza, quindi operazioni che non hanno un costo reale, ma sono operazioni di sicurezza, quindi legature, tappi e similari. È una categoria aperta a tutti coloro che non hanno esperienza e risultati importanti nel mondo delle competizioni. Quindi Race Attack 600 e Race Attack 1000. Qual è la formula vincente rispetto a tutti gli altri trofei entry level? È quella che la formula del due gare permette ai piloti di riuscire a non essere provati a livello fisico e avere una doppia emozione di una doppia gara, esattamente come succede in Superbike, perché tanti che iniziano a correre non hanno una preparazione fisica, non hanno il tempo, non hanno la voglia, non hanno l'età, non hanno le caratteristiche per poter essere degli atleti da MotoGP. E quindi la Race Attack è esattamente come le prove libere, quella categoria che ti permette di dire faccio la gara senza stressare il mio fisico in maniera esasperata. Quindi arrivo, pronti e via, faccio una gara, faccio tornate in una pista provante come può essere Varano, come può essere Cremona, come può essere Magione, dove lo spazio per respirare è abbastanza poco, e dopodiché dopo 3-4 ore ho una seconda gara in cui poter rimediare se la gara prima non è andata bene, potermi nuovamente divertire, perché il senso di queste gare è quello di divertirsi. E quindi un weekend di gara molto compatto in cui si sta solo sulla pista solo sabato e domenica, niente tempo sottratto al lavoro, niente giornate di ferie, un weekend in cui si corre in regime di monogomma. E devo dire che è la formula che onestamente ha caratterizzato il motoestate negli ultimi 10 anni, e proprio il regolamento così aperto a livello tecnico e chiuso a livello di curriculum dei piloti ha permesso a tanti senior, parlo di non ragazzini ma di 25enni, 26enni, 40enni, 50enni, iniziare a correre e divertirsi senza dover per forza impegnare dei budget o delle situazioni così importanti. La Moto 4, visto che ho parlato abbastanza, la farei presentare a Filippo. Moto 4 è una categoria che era nata nel 2019, l'avevamo fatta appunto così come la Race Attack per avvicinare i giovani soprattutto al motociclismo con costi contenuti. È una categoria che prima, diciamo, del Covid era molto chiusa a livello di regolamento, in quanto avevamo un solo monomotore che punzionavamo noi direttamente, monogomma Dunlop, come è rimasto anche negli anni a venire. E poi dopo il Covid, che c'erano appunto un po' di problemi a importare pezzi di ricambio perché usavamo motori cinesi, e tante moto in giro, quali le Beon con motore VR piuttosto che CRF, o le Bucci o le Phantom, che usavano piloti che si allenavano anche per il campionato spagnolo, comunque l'italiano, appunto con questi motori un po' più pompati, abbiamo deciso di aprirla, diciamo, a tutti. Sarà un anno di rodaggio questo,
però un anno che consente anche di acquistare moto appunto in commercio e poi come ha partecipato anche all'ultima gara l'anno scorso Andrea Tommi col suo team, anche appunto con altri mezzi che possono essere artigianali, ma col vincolo dei motori che sono da regolamento, ovvero di Zhongshan, Yamaha VR e Honda CRF, che come prestazioni, bene o male, abbiamo visto che sulla carta si equiparano e poi vedremo un po' col passare delle gare. Ma l'importante è che appunto questi ragazzi si avvicinino, il limite è 13 anni, che è limite uguale, diciamo, alle categorie propedeutiche, e appunto l'idea è quella di farli divertire con bassi costi e poi iniziare il loro cammino nel mondo del motociclismo. Io proprio per parlare quello che la situazione legata al mondo della Moto 4, vorrei far parlare Andrea Tomio perché l'anno scorso, giusto quasi per gioco, ci ha creduto e alla prima gara ha portato a casa la prima vittoria, ma soprattutto ha recuperato un ragazzino che sembrava fosse quasi pronto per smettere di correre e gli ha regalato una grande soddisfazione. Tanto è vero che sarà una delle colonne portanti del tuo team quest'anno. Sì, ciao, ciao a tutti, ciao Bruno, ciao Filippo, ciao. Allora, sì, assolutamente. Vabbè, parliamo appunto, come hai detto te, in prima persona. Per quanto mi riguarda, mi sono divertito come se avessi la loro età, perché è stato davvero molto divertente tornare su comunque delle moto di piccola cilindrata, ma non per questo poco divertimento, anzi, massimo divertimento è quello che io cerco sempre un pochettino di spiegare anche alle persone, perché tanti hanno questo patema d'animo di dire con le moto grandi sono inavvicinabili, e devo dire che ci sono delle categorie di questo tipo che davvero penso che chiunque, anche chi corre magari con una pit bike, penso che spenda gli stessi soldi, quindi davvero è una cosa accessibile a tutti. E devo dire che ci si può divertire. In questo caso, chiaramente stiamo parlando di ragazzini che è aperta dai 13 anni, ma ci si diverte un po' a tutte le età con queste moto. Quindi assolutamente bello, bello, bello. E per quanto riguarda i ragazzini, dai, è bellissimo perché si può davvero accedere a un campionato comunque. Iniziare a fare delle tappe, come appunto si diceva, fino a Maggione, Varano, a Cremona, comunque in piste di un certo rilievo, e iniziare a confrontarsi con le ruote da 17, diventa a tutti gli effetti, poi abbiamo tutta la copertura Però parlando di anche. Vilfecugno, la Moto 4 nasce per andare in netto contrasto con i budget importanti che ormai servono per seguire la filiera che porta Certo. la Moto 3 nazionale e internazionale. Esatto. Infatti il punto forte di questo tipo di categoria è proprio quello che infatti stavano dicendo, che andare, come tutti sanno, magari arrivare a una pre-Moto 3, a una Moto 3, inizia ad avere dei costi importanti, mentre qui adesso non so se possiamo dire qualche prezzo o qualcosa, però insomma sì, è una cosa molto, molto accessibile, molto accessibile. Essendo appunto moto che si possono partire diciamo da zero procurandosi motori, mettendole sì, su telaie esistenti o anche un po' artigianali, oppure trovare appunto anche moto che sono già in produzione, vedi le Bucci, vedi le Beon anche usate, a parte le nuove, già lì partiamo da una base bassa di prezzo. Oppure già le nuove cosa costano le Beon 9.000-5.000-10.000 euro più IVA e poi soprattutto il costo di manutenzione in pista, sono moto che di per sé costano poco anche perché è un problema diciamo degli ultimi anni, è il costo delle gomme, che è l'uguaglianza tra Moto 4 e Race Attack, che appunto lavoriamo sulle gomme, nella Race Attack con una buona gomma che costa poco, e la Moto 4 con una gomma molto performante ma che dura tanto.
E infatti ci sarà il limite anche quest'anno di un treno di gomme tra prova e gara, così anche questi ragazzi imparano anche a usare le gomme un po' più, diciamo, più giù dei soliti 10 giri che fanno in tanti campionati. E quindi è una base di partenza bassa, come ha detto anche all'inizio Andrea, che già lui come team ha sposato perfettamente la causa e come in passato le avevano sposate altri team, e quest'anno anche mi piace ricordarlo, il team MotoP che ha vinto con Federico Trubia, ragazzo debuttante che ha partecipato con noi alle MotoGP 2 anni fa, ed è un altro costruttore che crede nel progetto Moto4 con questi ragazzini giovani, e anche loro hanno dei costi di gestione molto bassi e riescono a proporre un prezzo basso ai genitori e quindi ai Esatto, figli. esatto. E poi vedere se veramente uno si può anche divertire e non essere un campione, come era il mio caso quando correvo anni fa. Quindi. Eppure quelli bravi invece che vanno su è anche un vanto per noi, come sta succedendo nella 300, per esempio, che Certo, ne abbiamo avuto certo. 3 al 5 quest'anno. Edoardo Bocellari, che facciamo un preambolo, lui è uno di quelli che sposa bene l'ambiente Race Attack, non tanto perché vende le prove libere, ma perché arriva dal mondo dell'enduro dove andava già forte. E appunto, Edo, sei passato alla Race Attack, racconta un po' come è entrato e perché l'hai fatto. Come l'ho fatto? Praticamente è stato quasi un passaggio, diciamo, incanalato dagli amici, perché avevo degli amici che erano comunque un pochettino più nel giro di me del moto estate, e io non ne sapevo niente. Cioè, io sì, mi piaceva la MotoGP, ma mi fermavo a quello, cioè non sapevo dei campionati. Sapevo che c'era il CIV, ma sapevo che esisteva il moto estate. Allora mi ha detto: no, guarda, per cominciare, io avevo cominciato su una 125, avevo una priglia 125, ho cominciato con quella lì, ho fatto due o tre prove libere, poi mi ha detto che dovevo salire sul 600 perché era troppo grosso. E mi hanno detto appunto che la Race Attack, che era una categoria che, se voglio incominciare, era comunque. I costi erano contenuti, potevi avere una moto, diciamo, non ti serviva una moto nuova, super preparata, così che si possono permettere in pochi. E allo stesso tempo, comunque, sebbene comunque non costasse tantissimo, non servisse la moto top. Ti potevi confrontare con della gente che va forte, perché. Certo, più vai indietro nella classifica e più magari è gente che lo fa in maniera amatoriale per divertirsi e così, però se sali, cioè io imparo anche un po' prendendo le difese dei miei amici, avversari, così è gente che pesta, che va forte, solo che non sono, diciamo, tra virgolette, rimasti nella race atta, che non sono andati magari a correre in altri campionati, perché appunto loro dicono: io non me lo posso permettere, mi diverto nella race attack e vado avanti qui e mi tolgo le mie soddisfazioni. E io personalmente, sebbene ho fatto molto poco, perché ho fatto poco e niente, corro da pochissimo, corro da 2 anni, mi sono tolto delle grandissime soddisfazioni che con l'enduro non mi sono mai tolto, non tanto perché non fosse un fenomeno, che non era un fenomeno, ma perché forse era proprio. Io preferisco personalmente la velocità, la pista, è sempre qualcosa che mi è piaciuto di più, ecco. Edoardo, una domanda faccio Certo. io però. Vorrei che tu raccontassi un po' qual è anche l'ambiente dietro le quinte delle gare, perché la Race Attack è un collettore di gente che prima di tutto ha passione. Vero, verissimo. Infatti io ti dico, ho detto appositamente avversari, amici, perché comunque è tutta gente con cui non, è difficile non andare d'accordo, è quasi impossibile. Anche quando ci sono state qualche, magari, qualche discussione, così poi si finisce sempre a chiarirsi e non ci sono mai ruggini, perché è tutta gente che alla fine ci guardiamo in faccia, bene o male. Passiamo tutti le stesse cose, siamo tutti lì con la moto che più che meno ce l'ha fatta su quelle fascette, e chi comunque deve risparmiare per prendere il treno di gomme in più, e comunque appunto siamo contingentati con i treni di gomme perché possiamo avere
un massimo di, mi sembra, 4 gomme a gara. E, sì. Quindi sì, insomma, è molto amichevole, ecco. Poi... Hai toccato l'argomento gomme, che è una cosa a cui teniamo molto, perché è una gomma che nella Race Attack c'è dall'inizio, prima era le moto di serie, poi da quando è nata la Race Attack anche lì, cioè la 212, che è una gomma che negli anni è migliorata. Ma soprattutto hai parlato di budget, che giustamente è una questione importante quest'anno, è una gomma che vi permette di fare tanti giri con buone performance, esatto, e un prezzo, esatto, ammirato. Quindi vorrei, appunto, devo, anche se Andrea, che Edoardo... Devo dire una cosa, che guarda, proprio pochi giorni fa parlavo con il papà di un ragazzino che arriva dalle 400, è andato a vedere i prezzi delle gomme, perché l'anno prossimo farà la Race Attack appunto con me, e è rimasto stupito perché mi ha detto: costano meno delle gomme della 400, che nel Race Attack si usano le Dunlop, le di 212, e ci è rimasto male perché costavano meno. Mi ha detto: come costano meno quelle della 600? Dico sì, in effetti ci siamo contenuti con questo prezzo. E Filippo si sono impegnati perché queste gomme vengano proposte ai piloti della Race Attack a un prezzo decisamente... Certo, certo. Certo. E questo perché? Perché noi vogliamo fare tutto il possibile perché chi arriva con moto, carrello e tenda, chi fa dei, esatto, sacrifici per venire in moto, possa trovare un campionato che non è esclusiva appannaggio di chi, per fortuna sua o per merito suo, può permettersi di poter spendere di più. Per noi il motociclismo rimane uno sport che deve essere accessibile a tutti, questo non vuole essere assolutamente un discorso politico, ma bensì un discorso di passione, e ben venga chi arriva col carrello e la tenda, dorme nel paddock, fa una griglia, è il benvenuto sulla nostra tenda la notte a mangiare un piatto di spaghetti, perché alla fine il campionato io e Filippo l'abbiamo costruito su quello che è un po' la nostra filosofia, che è poi questa, e chi è con noi da tanto tempo come te, Andrea, sa benissimo che, certo, se passi a mezzanotte, se passi a luna, da noi un bicchiere di vino e un piatto, sì, di pasta ci sono. Assolutamente sì, e infatti penso che è un po' quello che si tramanda da anni, che è il bello del motoestate, che io quest'anno purtroppo no, sarò lì ma non parteciperò, diciamo, ma da una parte sono anche contento che verrò più tempo con voi appunto a mangiare magari o a bere un bicchiere di vino, no dai, adesso è il bello dell'ambiente, questa è la parte importante, e davvero, ecco, questo io è il punto. La parte che mi piace spingere molto è proprio di dire che per persone che davvero, perché tanti non si hanno paura, non si vogliono avvicinare, io cerco sempre di fare il possibile, forse perché ho sempre corso io senza soldi, con pochi soldi, e quindi secondo me, dai, si può veramente trovare la formula giusta, mantenere, contenere i costi il più possibile e dare un po' spazio ai ragazzi che vanno a lavorare o che comunque anche i genitori fanno i sacrifici, ma si può fare, quindi assolutamente bellissima iniziativa anche di questo monogomma, a parte il livellare il livello di tutti, perché anche questo è un altro punto, perché comunque voglio dire, intanto ci pareggiamo con me, che già non è poco, quindi già come prestazioni siamo tutti uguali, poi dopo la differenza sì, può farla leggermente la moto, ma sappiamo tutti che in piste come Varano o come altre piste tipo Maggiore, la moto con 5 cavalli in più, 5 cavalli in meno non ha mai fatto la differenza all'interno di certe piste. Quindi... una cosa, qui intanto ci arriva, scusami, una domanda, Filippo, chiedono... rispondendo alle domande, ma ci chiedono se la Big Super Sport andrà nella Race Attack con NS, lì rispondo direttamente io. La Big Super Sport o Next Generation, come verrà chiamata quest'anno, andrà nella Open, quindi allora, nella... come l'anno scorso, esatto, l'anno scorso, dove correva appunto Andrea Tomio. Direi che sì, anche i nostri ospiti ci hanno portato appunto la loro testimonianza, che è quella poi più importante. Edoardo, che è un giovane pilota, ci ha detto un po' le sue, Andrea da team manager, che abbiamo sviscerato bene questi argomenti di queste categorie, e poi ci sarà modo poi di parlare in futuri collegamenti delle altre. Io direi che la Race Attack, appunto come diceva Bruno all'inizio,
è un po' il fiore all'occhiello, è una delle prime categorie nuove che abbiamo introdotto. Appunto, ci va adesso di pari passo questa Moto 4 con i costi e speriamo che sia un bel 2023. Intanto faccio a tutti gli auguri di Buon Natale. Grazie, auguri a tutti voi e ci vediamo allora tutti l'anno prossimo, a brevissimo, non manca tanto, dai.